Tanto è un piacere ritrovarti. Mio. È su un campo in erba però questa volta. Meno male, veramente, anche perché poi c'è bisogno di riassaporare questi odori, questi sapori, perché insomma per noi che siamo addetti ai lavori e stiamo in mezzo ai ragazzi è fondamentale fare questo. Siamo qua è perché si parla anche di una ripartenza particolare nel tuo caso. Sì, è una ripartenza particolare perché la federazione fortunatamente ha istruito questo campionato Under 18, così chiamato, interprovinciale, dove dà la possibilità ai 2004 che sarebbero stati, diciamo così, un po' svantaggiati non avendo fatto gli allievi o regionali o provinciali o elite, di formarsi per poi andare veramente a far parte del calcio dei grandi. Qui inizia il calcio dei grandi veramente. Qui ci deve mettere però tutto il tuo mestiere e tutta la tua esperienza. Beh sì, dopo 11 anni insomma che mi confronto con le varie categorie, è chiaro che l'esperienza che ho avuto nelle varie società dove ho collaborato fa sì che la debba mettere assolutamente a disposizione dei ragazzi a 360 gradi. Perché poi li devi anche stimolare, perché questi ragazzi sono stati fermi quasi un anno e mezzo. È la parte difficile quella, insomma. Sì Antonio, la parte difficile è proprio quella, trovare subito il punto di incontro perché si riappassionino a quello che è il gioco più bello del mondo e a quello che è la loro passione fin da piccolini. Anche perché la loro è un'età particolare, insomma, qui c'è il loro trampolino di lancio per continuare a giocare a calcio, anche se nei dilettanti. Sì, sai, dilettanti, niente mai di scontato, in questo caso sono dilettanti, ma essendo ragazzi che poi nei prossimi anni futuri andranno a fare le quote nelle società anche importanti, e non è detto che prima non era pronto non sia pronto adesso per fare il salto anche più su, quindi diamo tempo al tempo, facciamoli lavorare. Anche perché l'ambiente ti mette a disposizione intanto un impianto sportivo importante dove si può lavorare. Assolutamente sì, penso che a livello di impiantistica sia una delle migliori strutture che c'è in circolazione, se non la migliore, e quindi dico sì, poi bisognerà essere bravi noi istruttori a trovare il punto di incontro giusto. E poi chiaramente c'è quell'ambizione della Rezzi Football Academy di far bene e di crescere. Sì, Umberto Zerbini, il presidente, chiaramente ha le idee molto chiare, ho sposato il progetto che mi ha presentato, devo dire che le idee ci sono, la voglia di fare altrettanto, e quindi andiamo avanti, step questo by step. Punto, mi resta che ringraziarti e augurarti Antonio, buon lavoro. A te Antonio, grazie, molto gentile.